Bene, diamo inizio a questa conferenza stampa. Fin dai primi momenti del suo insediamento, la giunta Seri e lo staff del sindaco con l'ufficio Città dei Bambini e l'ufficio Mobilità ha dichiarato di voler intervenire nella tendenza sul fronte dei flussi di traffico, privilegiando per Fano la mobilità sostenibile con nuovi percorsi ciclopedonali e quartieri a misura di bambino e quindi di tutti. Qui c'è un intreccio della grande viabilità e della mobilità a scala proprio di quartiere, quindi l'attenzione è rivolta a tutti e due gli aspetti. Sicuramente quando saranno completate le opere compensative il traffico di attraversamento, il traffico veloce, quello più denso, verrà spostato e anche allontanato un po' dal centro, dal cuore della città, e questo noi lo auspichiamo e cercheremo di favorire questo spostamento. E quindi l'attenzione è rivolta alla riqualificazione, specialmente dentro i quartieri, perché i quartieri diventino sempre più vivibili a misura di bambino, ma a misura di persona qualunque. Avete visto qui come si muovono anche gli anziani con la bici, le mamme col passeggino. Quindi cercheremo di portare sempre una migliore qualità di vita dentro i quartieri per migliorare la mobilità di tutta la città. È dal 2016 che nasce l'idea di mettere in comunicazione con una pista ciclopedonale il popoloso quartiere di Sant'Orso con il resto della città, proprio in concomitanza col progetto di far diventare il quartiere un modello sperimentale, dove al centro c'è il bambino che riesce ad andare a scuola da solo o il pedone, che comunque è un utente fragile. Riqualificare un quartiere non è impresa semplice, ma da qualche parte bisognava pure iniziare. Una di queste problematiche era il collegamento con il centro storico, e quindi nasce questo progetto di questa pista ciclopedonale. È larga 3 metri ed è lunga 550 metri circa. Parte da via Sant'Eusebio ed arriva alla rotatoria di Sant'Orso, e quindi permetterà il collegamento con via Papiria e quindi per arrivare fino ai passeggi. Naturalmente siete sempre in fase di ascolto dei cittadini, delle loro istanze. Un'altra problematica che sia i bambini nella scuola ma anche i residenti, diciamo gli adulti, che hanno sollevato è quella del collegamento tra la zona vecchia e la zona nuova del quartiere. Infatti nel primo progetto di sistemazione di via Sant'Eusebio abbiamo fatto delle corsie ciclabili. Si dovrà proseguire con il collegamento con via Bellandra. L'importo dei lavori è di 130.000 euro e prevede il restringimento anche della carreggiata per limitare la velocità delle auto, contribuendo così ad aumentare la sicurezza e rispondere alle esigenze di tutti gli utenti della strada, migliorando però anche complessivamente la vivibilità del quartiere intero.